amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui al campo Cercat, dove lo Sportmania vince di misura per 2-1 contro il Maroso Candela. Presidente, una partita abbastanza combattuta, però era importante portarsi 3 punti a casa, visto che questo era il recupero data l'ultima volta che era stata annullata per la neve. Sì, è una partita, è un risultato importante che ci dà ovviamente morale. Veniamo da un periodo che insomma non stiamo esprimendo al meglio il nostro come siamo abituati a fare, e certo abbiamo sofferto tantissimo. A 2 minuti dalla fine siamo riusciti a portare a casa questo importante risultato, la vittoria dopo il rigore che ha pareggiato, che ha dato il punto, il pareggio alla Candela. È un risultato importante, ripeto, per il proseguo del campionato. Presidente, giustamente questo Sportmania oggi ha recuperato Guglielmi, ha recuperato da tra squalificati e infortunati vari, ha recuperato anche Toscanelli, ha recuperato anche Iovino, titolari. La manovra sembrava un po' più fluida. Sì, abbiamo recuperato alcuni giocatori che erano assenti, ma questo ecco, non ha dato una mano in più, però credo che sia un problema mentale soprattutto, non atletico, che ci mette appunto, non siamo tranquilli, forse probabilmente dal fatto che eravamo a pari punti con la seconda, adesso questa vittoria credo che sarà rigeneratrice, quindi ci darà morale, ci darà più convinzione di essere ecco, superiori a tutti. Un'altra domanda che mi viene da farle, Presidente, dopo l'infortunio di Pinnelli, subito uscito, che dopo chiederemo al mister le sue condizioni, è entrato Castro dalla panchina, una determinata entrata che comunque ha servito per portarsi il gol della vittoria, diciamo. Quanto è importante questi elementi che entrano dalla panchina e comunque fanno gol e aggiungono morale al gruppo intero? È determinante, io dico sempre che abbiamo un gruppo di ragazzi dello stesso livello, purtroppo le scelte sono condizionate dalla presenza obbligatoria degli under in campo e quindi ovviamente il mister deve prima assicurarsi gli under per poi gestire i più grandicelli. Io ripeto, l'ho già detto in altre interviste, abbiamo un gruppo di ragazzi che sono tutti uguali, quindi le assenze voglio dire sì, però chi rientra, chi entra in campo dà sempre il massimo dello stesso livello. Castro è un ragazzo che non lo scopro io, è un ragazzo di qualità tecniche elevate, è entrato, ha dato il suo contributo e ha fatto il gol. Domenica si aspetta un altro impegno in casa, un'altra partita difficile, ostica contro l'Ortanova. Cosa si aspetta? Da ora in avanti sono tutte partite difficili e le squadre che lottano per i play-off, le squadre che lottano per i play-out, si sono tutte attrezzate a dicembre, nel periodo di tesseramento, di trasferimenti, quindi ogni partita sarà difficile. Noi giocheremo in casa con l'Ortanova, ovviamente puntiamo a vincere questa partita per mantenere il primato in classifica. Perfetto, la ringraziamo Presidente, alla prossima. Grazie a voi, bocca al lupo. Amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui col mister Schiavone e col direttore sportivo del Candela, Maroncelli. Ecco, subito una prima domanda, una partita dei sapori particolari, rivedere anche il mister che è stato sulla panchina del Maroso Candela, dove ha portato tante promozioni, com'è stato? Sì, sicuramente, aver incontrato l'amico Schiavone, per me come un fratello, è una bella emozione, cioè trovarmelo contro, poi sapevo che la squadra è una bella squadra, quadrata, tutto. Purtroppo noi all'inizio ci è costato caro, diciamo la sostituzione di Combirchio che si è fatto male e Borgia, un altro giocatore validissimo che è andata male, ha vinto chi è riuscito a mettere la palla in porta. Mister, a lei una domanda, anche a lei questa domanda, una partita di sapori particolari, lei ha vissuto tanti bei momenti, tante belle promozioni, ha portato il Candela fino alla prima categoria. Va bene, pure per me incontrare Bruno è diciamo una cosa particolare, ho detto che meno male che non hanno messo la maglia granata e bianca perché se ne ero morto in banchina. Comunque, alla fine come diceva lui, noi siamo stati... abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo costruito molto,
secondo tempo siamo un po' calati alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Siamo stati tra virgolette anche un po' fortunati perché abbiamo fatto gol quasi alla fine. Ecco, come dicevo sempre io, che adesso va bene che questa è una partita di recupero, ma a volte giochi con delle squadre che ti mettono in difficoltà, che si sanno mettere bene in campo, si chiudono e ripartono. Chi incontra la prima della classifica vuole sempre ben figurare. Meno male che abbiamo portato a casa questa vittoria che ormai mancava già da 3 partite consecutive, dopo Rudi, dopo Carapelle e dopo Andria, sembrava che avessimo proprio un blocco. Siamo riusciti a, grazie a Dio, bravura, fortuna, perché voglio dire, sono tutte le cose che devono far sì che poi alla fine il risultato sia favorevole a noi. Mister, una domanda, è uscito Pinnelli per infortunio per sostituire Castro. Come sta innanzitutto Pinnelli e se lo recupererete per la prossima partita domenica? No, non penso che lo recuperiamo, si è fatto male, ha avuto un problema muscolare, penso abbastanza serio. Noi abbiamo dovuto appunto rinunciare pure a lui che davanti ci fa salire, ci aiuta molto. Loro, come diceva prima Bruno, hanno avuto pronti via 2 infortuni seri e poi io sono, diciamo, abbastanza sincero perché comunque Candira per me è casa mia. Hanno avuto anche delle mancanze come Saracino, come Alessandro Mecchionna avanti, voglio dire anche loro avevano già delle pecche in squadra, più hanno avuto questi problemi e diciamo, sono stati un po' limitati. Comunque alla fine io faccio allenatore del Cerignola, lui è il direttore sportivo del Candila, però al di là di questo resta una grandissima amicizia fraterna tra di noi. Ecco, direttore sportivo, mi viene da chiederle, questo era un recupero, la prossima partita ovviamente sarà un impegno difficile, già la giocherete domenica. Quanto sarà importante recuperare gli infortunati, come diceva appunto mister Schiavone, Tarantino, anche l'attaccante? Speriamo che riusciamo a recuperarli presto, anche se con questi altri due di oggi siamo saliti a quota 5, è difficilissimo quindi recuperarli per domenica. Domenica ci abbiamo un'altra partita difficile, uno scontro diretto con il San Nicandro, è pure una bella squadra, viene da due risultati utili, adesso non so il recupero con l'Erdonia cosa abbia fatto, però è una squadra ben messa in campo, sta facendo bene e come noi in pratica, vuole la salvezza. Direttore, in questo campionato voi avete detto il vostro obiettivo è la salvezza, comunque state sfoderando dalla seconda parte, dati gli ultimi recenti rinforzi di acquisti anche di attaccanti del Candela, state facendo comunque delle belle prestazioni, potete mirare più in alto? Sì, noi siamo partiti con il traguardo della salvezza, però visto la situazione che si è andata a creare, cioè perché la squadra è una bella squadra come avete potuto vedere, il mister è un buon mister, li mette bene in campo, sa dare la forza giusta, su tutto, in campo insomma fa dare il massimo. Speriamo di arrivare nei playoff, nei primi 5. Sarà un po' difficile perché, ripeto, la classifica è abbastanza corta, quindi che se perdi una partita scendi, se vinci riesci a risalire, però sarà difficilissimo, noi ci proveremo fino alla fine, insomma. Va bene, la ringraziamo direttore. Un'ultima domanda, mister Schiavone, a lei innanzitutto domenica un'altra partita difficile contro l'Ortanova, un'altra partita ostica perché ormai tutte le squadre si sono rinforzate da questo mercato. Cosa si aspetta? Aspetto niente, dobbiamo affrontare, domani ci alleniamo e domenica dobbiamo abbassare la testa e pedalare perché ormai non ci sono più avversari facili. Chi viene qua dà il massimo e soprattutto, come dicevo sempre, il girone di ritorno è un altro campionato, quindi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare. L'importante è che usciamo dal campo a testa alta, rispettando al massimo gli avversari perché come sapete ci sono stati un po' di problemi ultimamente che abbiamo avuto e poi torniamo a casa, vinciamo, perdiamo, noi quello che ho detto ai ragazzi, voglio tornare a casa con come la coscienza a posto e voglio dire il pensiero di aver dato il massimo. Buonasera amici di assistsportivo.com, ricordiamo qui il risultato, le Sportmania Cerignola batte Candela 2-1, ringraziamo mister Schiavone, ringraziamo il direttore sportivo del Candela e alla prossima.